Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi giochiamo un nuovo horror che si chiama Platform 8, molto simile come concept a Exit 8 o Floor 8, che abbiamo già giocato in passato e trovate in descrizione. Pieno zeppo di anomalie, ci troviamo all'interno di un treno giapponese con la destinazione non definitivamente chiara, però dobbiamo cercare di superare i vari vagoni scoprendo le anomalie per arrivare fino in fondo. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e della campanellina, io vi auguro una buona visione. Bene, parte esattamente così, quindi siamo subito sul treno, non c'è neanche un menu in questo gioco, proprio risparmiamo il più possibile. Ah, ci siamo alzati, fantastico, quindi dovremo stare attenti a tutte le cose che potrebbero cambiare di vagone in vagone. Posso andare indietro? No. Please check electric sign. Non so cosa voglia intendere. Come vedete è tutto quanto in giapponese, quindi non abbiamo la minima idea. Reise, Michijasha, Ninozuka, Sanza, Shirowaka, Izosura, Muge, Nawaka, Hachiban. Bene, salve. Io mi ricordo Ichiran. Ichiran era il ramen, quello buonissimo. Quando tornerò in Giappone andremo a mangiarlo di nuovo. Perché non sono visibile? Questa cosa non la comprenderò mai. Allora, quindi la costante immagino che sia qui il nostro amico che sta giocando a Clash Royale. Va bene, e una sola persona. Ah, posso anche sprintarmela di brutto? Ok, vediamo, andiamo avanti. Capiamo se... Ok, mitico. Hello. Devo superare tipo 8 vagoni o qualcosa di simile, suppongo. Platform 8, piattaforma 8, il tipo... C'è il cellulare sempre nella mano sinistra. E all'inizio ci fregheranno sicuramente, ragazzi, perché bisogna stare attento a un sacco di cose. Ma soprattutto qui è tutto scritto veramente in giapponese. Gatti, cani. Allora proseguo nella prossima stanza. Come capisco se... Come capisco? Così lo capisco, suppongo. Torno indietro. E quindi? No, scusami, ma non posso tornare indietro. È tutto rosso, questa è un'anomalia, palesemente. Posso uscire da qua? Posso ritornare indietro adesso? Non posso tornare indietro. E allora... Forse non ho effettivamente capito come funziona questo gioco. Perché è ovviamente sbagliato tutto ciò che sta capitando in questo momento, no? È rosso. È tornato bianco. Sono leggermente confuso perché negli altri titoli che abbiamo provato... Dovevi tornare indietro per andare avanti. So che può confondere un attimo la mente. Ikigasaki è la prossima fermata. Sembrerebbe essere proprio quella. Tipo sta sempre qua, mezzo calvo. Vado avanti ragazzi. Che vi devo dire? Andiamo avanti. Per adesso o siamo... Mi sta filmando! Mi sta filmando! Fammi tornare indietro! Mi sta filmando, raga! Guardatelo! Ma che vuol dire? Che significa? Scusami, a parte bello mio ti chiedo i diritti. Abbassa subito quella roba. Se devo solo andare avanti. Che è successo? Ci siamo seduti. Nello specchio il riflesso, guardate, lui sta guardando lo schermo. Sta guardando lo schermo. E invece se mi giro lui mi sta filmando. Non stiamo facendo progresso, quindi immagino. Si è spento tu. Cosa dovrei fare? Come dovrei comportarmi? Che indietro non posso tornare a prescindere. Forse finché non avrò visto tutte le anomalie, anche se non me ne accorgo, non vado avanti. Però guarda, Ninozuka. Quindi adesso stiamo facendo progresso. Perché noi dobbiamo arrivare alla piattaforma 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esatto. Hachiban sarà l'ultima. Proseguiamo. Vediamo. È chiuso? Nello specchio riflesso, guardate, c'è sempre l'omino. C'è l'omino là dietro, anche se in realtà non c'è seduto qua. Quindi ora che mi sono seduto, posso proseguire. Guarda, si è aperta la porta. Si è già aperta la porta laggiù in fondo, guardate. Quindi mi devo sedere se vedo l'anomalia? Ho capito bene? Non lo so se ho capito bene, ragazzi. Non sono mai troppo chiare le istruzioni in questi giochi. Avete visto, non c'è neanche un menu. Cioè, siamo entrati e già stavamo giocando. Che cos'è? No way. Ma cosa vuol dire? Quindi siamo tornati all'inizio? No, L0. No,
prego, così mi sembra una grande fregatura, però. E siamo sempre qui, siamo. Ma io mi sono seduto. Allora non è sedersi la soluzione. Anche se prima sedermi mi ha permesso di andare avanti. Guarda, è sempre L0. Oh mio Dio, ma c'è un occhio di una persona. Guarda. What? Do not look back. Raga, c'ho la pelle d'occhio. Non mi devo girare, raga. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ah, l'audio era inquietantissimo! C'era scritto di non guardarsi dietro. Ok, Nino Zuka, di nuovo. Quindi ora stiamo facendo progresso. Raga, proviamo ad andare avanti. Proviamo ad andare avanti. Tutto ci sarà più... C'è una signora! C'è una signora esattamente lì! Che flickerà! Che cosa dovrei fare? Do not look away. Ok, quindi devo guardarla. Oh mio Dio. Do not look away. La sto guardando. La sto guardando. Ah! Oh, l'acqua! L'acqua! Che si fa? Che si fa, ragazzi? Che si fa? Si sta riempiendo tutto. E crepo! Eh no, amici miei. Quindi cosa avrei dovuto fare? Correre velocemente nella cabina dopo? La differenza rispetto agli altri giochi che abbiamo già giocato è che qui non puoi tornare indietro, ma puoi solo proseguire. Però rispettando le regole di ciò che ti dice il gioco. Guarda qua! Si è appena aperta una porta! Ok. No. Perché ho pensato che sarebbe stata la scelta giusta? Scusami. Si è aperta la porta del treno e ti sei infiondato di sotto. Sei un cretino, Stefano, veramente. Cioè, aiutami a dirlo. Sei un cretino. Allora, andiamo avanti. Oh! Quello non c'era. Questo non c'era, ragazzi. Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Ok, quindi non devo andare nella carrozza dopo finché l'anomalia non è sparita. Ma l'anomalia è esattamente quella. Guarda che lavori! Dai, sballonzola tutto. Allora ci sediamo davanti a lui e aspettiamo, suppongo, che i ciondolini smettano di ciondolare. Boh, ragazzi, io vado. Quasi sono fermati. E abbiamo fatto progresso. Sta flickerando la luce. Che cosa significa? È diverso dagli altri, maledizione. Ah, porca zozza! Mannaggia la miseria. Cioè... Ah, vincono sempre loro, vincono. Sarà sempre più vicina, ovviamente. Qual è l'istruzione? Cosa devo fare? Oh mio Dio! Mi siedo? Non mi devo sedere! Non mi devo sedere! 8 a destra, 9 a sinistra, 4 a destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Boh. No, è bloccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Torno di là. 1, 2, 3, 4. 3000 IQ! Eccomi qua! Devastante! Superata anche questa. È un percorso che il treno deve... ho capito, c'è una bambina in mezzo al corridoio! E quindi... Cosa devo fare alla bambina? Cosa devo fare? Find me! Devo trovarla! Devo trovarla in questa stanza, immagino. E find me. Eccola! Trovata! Ok. Possiamo andare avanti. Ok. Figo. Mi piace. E siamo a livello 3. Devo guardare le anomalie, quindi. Le devo guardare. Andiamo. The next one. Qua è tutto regolare. C'è qualcosa? Do not open. Non devo aprire. Do not open. No. C'è qualcuno qui dietro? Sumimasen. Sumimasen, un corno. Aska de grotai. Aska de azorada.
No, no, no. Sì, sì. Ok, posso andare, posso andare, posso andare. Allora vedi che sedersi fa, fa fare progresso. Se no, non sarebbe accaduto. È ubriaco? Signore? Oh no, si è girato. Non ha la testa. Non ha la testa. Cosa? Si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Non mi sembra corretto. Si sta lentamente avvicinando, raga. Cosa devo fare? Raga, se mi salta addosso adesso io vomito. Cioè, prego, prego, vada, vada pure avanti. E insomma, arrivederla, arrivederla. Via, 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 via. Via. Wow. Bene, siamo alla 5. Sto andando. Si è aperta la porta. Orca! Non me l'aspettavo. Non me lo aspettavo, ragazzi. Questo riaccadrà di nuovo? A quanto pare riaccadrà di nuovo. Laggiù in fondo. E che gli racconto io a questa mano? Adesso se n'è andato. Wow, 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 wow. Sta cercando, sta tastonando. Bene, di nuovo? Porca di quella zuzzaccia. Ma la domanda è, si fermeranno a una certa o continueranno ad andare? Continueranno ad andare. Io aspetto che finisca, raga, ve lo dico, Forse non devo solamente farmi colpire dalla mano? Laggiù? Ok. Se mi metto tipo qui, intanto, vicino alla porta. Ha finito? No. Sta continuando. Io vado. Ok. Molto bene. E la prossima è Muge. È Muge, raga. Do not move when it's bright. Oh mio Dio. Ho paura. Oh mio Dio. Un passetto per volta e basta, raga. Un passetto minuscolo ogni volta. Secondo me adesso ce lo fa breve. Ci fa un'interruzione breve. Guarda, lo sapevo. Lo sapevo. Oh mio Dio. Na 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 na. Yes. Ok. Calmi, ragazzi, perché siamo a livello 7, di 8. Allora vado. Allora procedo. Oh porca zozza. C'è lui in piedi, ragazzi. Do not look, non devo guardarlo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok. Ok. Oh porca miseria. Beh. E quindi? Che cosa significa? Non c'erano tutte queste persone. Non so cosa devo fare. Non ci sono istruzioni. Istruzioni poco chiare. Raga, siamo quasi arrivati alla fermata giusta. Alla 8. Non so se capite. Devo girarci intorno? Non devo toccarli? Non lo so, ragazzi. Ho paura. Siamo alla 8. Se perdo ora si riparte da capo. Sono alla porta. La apro? Non la apro? L'ho aperta, raga. Oh mio Dio, è tutto bianco. Tutto bianco. Siamo arrivati in paradiso, è la fine. È tutto molto silenzioso ora. Non so perché, ma mi puzza. Mi puzza troppo di bait. Signore? Perché lei non scende? Questa è l'ultima fermata. È il capolinea. Se scendo abbiamo perso. Ashiban L8. Funziona! Raga, secondo me perdiamo, ve lo dico. God of the Train! Abbiamo vinto! No! Cioè, ero scettico se vincere o no il game. Quindi se avessi potuto andare avanti e perdere, l'avremmo fatto essenzialmente. Carino, però, dai. Mi è sembrato più semplice, però, degli altri. Perché ti dà delle istruzioni ben chiare in certi momenti. In altri no. Come anomalia 13? E l'antincendio non funziona!
C'è puzza. Do not get off. Ma vedi, ci dice specificatamente di non scendere. Mi siedo, mi siedo. Sono qua col mio compagno di viaggio. Ormai ne abbiamo vissute così tante insieme. Così è. Siamo fratelli. Vado. Ok. Si è richiuso tutto? Oh, si è aperta da sola. Meraviglioso. Anomalia 12. Oh! Oh! What is going on? Ce le fa vedere tutte? Ci fa vedere tutte le anomalie? Non lo so. What the fuck? Ma che trip è? Ce le fa vedere tutte, ok? Beh, è simpatica sta cosa. Mi siedo qui, posso? Posso sedermi? Non posso sedermi. Ok, muoio, non è vero. Però ganza sta roba delle anomalie. Che ce le mostra tutte, negli altri non c'era. Oh! What the fuck? Mi sto... È quello di prima invisibile. Si è chiuso. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Anomalia 11. Bene. Qual è? Non mi sembra che ci sia nulla. Si è spento tutto. Oh mio Dio. Perché? Perché? Oh mio Dio. Corro, corro, corro qua. Secondo me devo correre. Ok, perfetto. E la 10 è fatta. Olè. Salve. Ah, qui a quanto pare c'è un'anomalia che noi non riusciamo a percepire. Ah, eccola. Allora, io prima mi sono seduto e abbiamo perso, quindi non devo sedermi. Era raccapricciante, era brividente, cioè... E beh, qual è quindi la soluzione? Non lo so. Non lo... Che schifo! Qualcuno pulisca? Troppo spesso sta accadendo, Quindi mani insanguinate dappertutto. Ah! Non vedo niente di strano. Ah, eccola dov'è! Eccola dov'è, era in fondo, in fondo. Quindi mancano due anomalie, teoricamente. Un'altra di quelle dei cartelli. Fissiamoli tutti. Ma questo qui prima non era in giapponese. Giuro. Ah, eccola. Ma che cavolo. Ne manca una, quindi. Un'ultima anomalia e le abbiamo viste tutte. Ancora una volta i cartelli. Ma giù le mani dal vetro. Anomalia zero. Ah, non ci credo, è arrivato in stazione, raga. Figo però. E quindi adesso posso scendere. Giusto? Siamo arrivati alla stazione. Il treno è sparito. Ma sembra troppo la metro, quella di Exit 8. È identica, raga. C'è la roba a terra gialla. Plim plim, con la Suica. Abbiamo ufficialmente finito il gioco? Non ci credo. Non ci posso credere. No, vabbè, raga, non ha senso. Exit 8 è il gioco. Geniale. C'è anche l'omino. C'è anche l'omino. Adesso è finito a tutti gli effetti. Bello. Goloso. Dai, sono contento di averlo giocato. Allora, tra l'altro di Floor 8 noi abbiamo fatto i due livelli, perché ce ne sono stati ne hanno fatti due. Però cioè, avevano in mente di farne altri. Quando li faranno poi li giocheremo. Simpatico, carino. Quindi non era finito il gioco quando scendevi nella stazione bianca, ma dovevi viverti tutte le anomalie per completarlo definitivamente. E adesso black screen. Ragazzi, spero che Platform 8 vi sia piaciuto. Molto carino. Se avete visto anche Exit 8, sicuramente vi è piaciuto ancora di più. Iscrivetevi al canale. Se conoscete altri titoli simili, scrivetelo qua sotto nei commenti. Un bel pollicione in su. Ci vediamo al prossimo video. Basta, è tutto. Dai, appena fanno un livello nuovo di Floor 8, ovviamente lo giochiamo con Lucy. O se avete horror da consigliare con lei, ditemelo.